a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Fiona, sono in compagnia di Roberta Cocco, che è l'assessore al Comune di Milano per la trasformazione digitale. Buongiorno Roberta. Ciao. Buongiorno. Si è appena conclusa questa 3 giorni di STEM in the City qui a Milano. Ci troviamo nella Sala Alessi, che è bellissima, è un imponente, ti lascia senza fiato. Si è appena conclusa la chiusura dei lavori, ci sono stati tantissimi panelist e io volevo parlare un attimo con Roberta per capire come mai il Comune di Milano ha deciso di creare e poi sostenere così con grande sforzo questa iniziativa STEM in the City, per l'appunto. Questa è stata un'idea che è venuta a me insieme all'assessore Anna Scavuzzo dell'Educazione e Cristina Tajani di Formazione e Lavoro per creare un momento di grande attenzione per tutto il pubblico sull'importanza per i giovani di avere dei profili digitali che in questo momento sono gli unici che permettono un ingresso nel mondo del lavoro e anche un'opportunità di carriera. Abbiamo voluto chiamare a raccolta tutte le iniziative che partner pubblici e privati già organizzano, creando un palinsesto per tutto il mese di aprile che si è dimostrato ricchissimo, quindi oltre 40 eventi, coinvolgendo più di 50 partner. Poi questa 3 giorni, 27, 28, 29 aprile, è stato il momento in cui il Comune ha organizzato delle iniziative sempre rivolte alle ragazze ma anche rivolte al grande pubblico per sostenere questi temi, l'abbattimento degli stereotipi e anche aiutare le giovani ragazze nelle loro scelte di percorso di studio e di carriera a considerare il mondo del lavoro attuale e il digitale come primo elemento. Sono sicura che avrai scambiato 4 chiacchiere con le ragazze che hanno partecipato. Raccontami un po' delle sensazioni che ti hanno trasmesso queste ragazze. Sì, i numeri non li abbiamo ancora, siamo arrivati a contarne oltre 1200 di ragazze che hanno preso parte alle varie iniziative. Allora, corsi di formazione sono stati organizzati un po' per tutte le fasce di età, dagli asili, perché anche lì ci sono gli stereotipi, le femmine giocano con i giochi da femmine, i maschi con i giochi da maschi, eccetera, fino alle universitarie. E lì ieri io ho fatto il giro delle varie sedi in cui eravamo con il Comune di Milano ad offrire seminari, formazioni, workshop, l'hackathon, e ho trovato grandissimo interesse di approfondire. Ovviamente in un giorno non si possono dare dei corsi assolutamente completi, ma si può dare un'infarinatura di quali sono le tematiche principali legate al mondo dell'innovazione. L'altro momento chiave è stato il 27, dove abbiamo fatto la opening di questa 3 giorni alla Scala e dove abbiamo messo in scena una carrellata di donne straordinariamente normali che raccontavano la loro testimonianza di vita e professionale alle ragazze. Queste ragazze mi hanno detto che sono rimaste abbagliate da alcune. Chiara Mantanari, la capo spedizione in Antartide, la pilota di Eurofighter, la giovane donna che ha girato il mondo come responsabile di azienda multinazionale. C'erano profili molto diversi, ma tutti hanno toccato il cuore delle ragazze come modelli possibili. A proposito di coraggio, Roberta, tu sei una donna molto coraggiosa e so che questa sarà la prima magari di una lunga serie, no? Sentivo prima che avete detto stiamo già pensando a una seconda edizione, è così? Allora, una delle cose più belle è che moltissimi partner, alcuni anche da cui non ce lo saremmo mai aspettato, ci hanno già chiesto se proseguirà in qualche modo questa esperienza. Allora, sicuramente l'anno prossimo organizzeremo la seconda edizione perché è andata talmente bene, ha superato tutte le aspettative, ma vogliamo anche essere portavoce di questa iniziativa in Italia, cioè creare un format che possa andare a stimolare le altre città a organizzare qualcosa di simile, magari anche superando quello che abbiamo fatto noi. Il tema delle STEM, il tema dei profili digitali, innovativi e scientifici è un tema chiave perché parliamo sempre di giovani e disoccupazione e poi chiudiamo gli occhi davanti a centinaia di migliaia di posti di lavoro non coperti perché non abbiamo le persone con le caratteristiche giuste. Questa è una dicotomia che dobbiamo colmare. Grazie mille Roberta, noi l'anno prossimo, se lo rifarete di nuovo, ci saremo, certo. Assolutamente, perché ci teniamo tantissimo. Un abbraccio e un bacio a tutti, ci vediamo al prossimo video. Grazie. Ciao! Grazie molte.